Al comitato provinciale lucchese Acqua Bene Comune non va proprio giù la proposta avanzata dal Consiglio dei Ministri, che di fatto azzererebbe l'esito della tornata referendaria del giugno scorso. E allora, a distanza di pochi mesi, tornano a sventolare le bandiere blu e dell'acqua del comitato di fronte alla prefettura di Lucca, un sit-in di protesta per dichiarare a gran voce che sull'acqua bene pubblico non si scherza e che non si può cancellare tutto il lavoro svolto dai comitati referendari. È ritenuto inaccettabile che il governo, seppure chiamato a risolvere le sorti nazionali anche con decreti e leggi severe, non tenga conto di 27 milioni di italiani che hanno espresso la loro contrarietà alla liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici. Le parole del comitato sono durissime. L'attacco di questo governo trasversale e di banchieri saliti al potere senza l'elezione del popolo è un attacco alla democrazia senza precedenti. Per questo dobbiamo far sentire la nostra indignazione e difendere la democrazia.